Ciao ragazzi, sono io Silvia, ciao, stasera prepara, che c'hai, faccio una brutta figura. Ti metto proprio in imbarazzo, sai, stasera che te do del burino. Guarda, c'è un ospite che veramente ti permetti, sei elettrizzata, che c'hai? Guarda, stai, non vedi che mi sono messa tutto a tiro? Sì, lo vedo. Al burino, guardate la sigla, va, sigla. La sigla. Ragazzi, mamma mia, guarda, sto agitatissima, mi sento tutta a ballare, guarda, cioè, credi che oggi non c'ho i piedi ghiacci, c'ho le mani ghiacce, però mi sudano per quanto sono agitata, cioè, credi, mamma mia. Sei bollente, cioè, sono persona... sei. Eh? Bollente sei. No, beh, bollente mai, però mi sudano, c'ho tutta l'acquetta nelle mani. Ah, che gioia. Sta uscendo. Oddio. Raul. È lui, Raul. Sì, è lui. Ciao, come stai? Ma che mi conosci? Silvia. È la tuta Italia. Silvia. Fuffa. Clamoroso. Clamoroso. Raul, quanto sei bello, quanto sei forte. Guardate questa faccia. Guardate, mi sta toccando la schiena. Mi sta toccando. Guardalo. Oddio. Vuoi una mentina, fuffa? No, io c'ho la gomma. Vuoi la gomma? No. Che, no. Prendila un attimo. No, mi sembra, dai. Mi sembra eccessivo, no. Questo, Silvia. Allora, oddio mio, senti. Modera i toni. Passo. E dai un attimo così per dire... Oddio, vabbè, ragazzi, senti, Raul, guarda, senti quanto sono emozionata, senti. No, per dire, senti il cuore. Allora, senti, allora, Raul Bova si commenta da solo, eccolo qua. Sta qua con noi, senza che io ho detto, te do 50 euro, è vero? 50 euro? Se li vuoi, te li do. Così poco? Che ne so, dimmi pure quanto vuoi, ti faccio una sì. No, per te gratis. Gratis? Oddio, guarda la mano. Andiamo sulle domande, fagli qualche domanda. Sì, Silvia. Allora, siamo davanti al cartellone, madonna. Siamo davanti al suo cartellone. Ah no, questo è quello lui, no. Il cartellone è questo. Come vedete, Raul è qui per la presentazione di questo film Milano-Palermo, Il Ritorno, film di Claudio Fragasso. A 11 anni dal primo film Milano-Palermo, Solo andata. Sì. Dico, ci avete messo tanto a tornare. Che siete che avete preso i mezzi? Avevano arrestato Giannini, quindi si è fatto un po' di carcere. Adesso dobbiamo riportarlo indietro. Scusa un attimo, sta Carmella fa schifo. Senti, bello, ti volevo dire, ma vabbè, insomma, io ti voglio fare una domanda che l'ho pensata solo io, Raul. No, Silvia, stai vabbè, calma, controlla i feromoni. Mamma, ciao. Allora, ciao. Ti volevo fare una domanda, Raul, che te l'ho scritta io apposta, l'ho pensata io. Allora, ragazzi, la leggo perché me la sono appuntata, la voglio fare per benino. Allora, la tua bellezza ti ha aiutato? Il tuo lavoro? Sì, che l'avevi letta? Originale, bella. Originalissima come domanda. L'hai inventata tu? Sì, stavo dal parrucchiere a farmi la tinta, ho pensato che oggi gli faccio questa domanda. Guarda, penso che non me l'hanno mai fatta. Ma dai! Sì, ti giuro. Ammazza quanto sei forte! Grazie! Io voglio fare la giornalista! Bravissima, sì, brava. La posso fare giornalista, secondo te? Sei fantastica. Grazie, allora, ti giuro. Veramente, ho il cuore in panne. Si dice? Sì, come sì, no? Sì. In panne? In panne. Sì, certo. Allora, senti, io ti volevo chiedere. Tu sei uno dei pochi attori, sì, che lavora in America. Che tutti vorrebbero tanto andassero, non so perché, perché qui in Italia si sta tanto bene. Fai un ruolo, ripeti tutta la vita. Dico, ma perché volete andare lontano? Invece sei riuscito. Beh, no, ci sto provando. Ma sta zitto che ci sei riuscita, Raul, quanto è bello! Sono 4 di film, non è che adesso per fare una carriera in America ci vuole tanto tempo, fatica, impegno, non è facile. Ma che te frega, Raul, ti buttaggio, senti, te volevo dire, no. Ma tu che fai a Hollywood, che usi il metodo Stanislavski? Il medico Stanislavski? È un dottore, beh. Metodo Stanislavski. Te volevo dire che te medesimi. C'ha anche il cervello in panne, mi sembra, su, no, Silvia. Scusa, volevo dire una cosa. Dai. Scusate, non ho resistito. Allora. Sì, davanti a tutti. Ma vabbè, scusa. Non ce l'hai il portafoglio, dire, no? Ferma. Scusa. Allora, ti volevo dire, sto metodo Stanislavski che te... Oh, sì!
No. Oddio! Su, forza! Ah, Raul, mannaggia! Io mi sono rimasta incinta, ho detto tutto! No. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, ti dicevo, come te cali in un ruolo, te, no? Facci vedere, fai un po' una suora. Una suora? Fa, calate. Questo forte, è uno scoop, Raul Bova nella suora è uno scoop, brava Silvia. È bravissimo, guarda, è un attore, poi hai visto quanto... No, vabbè, guarda, non so più che fa, perché veramente io questo me lo spoglio, vabbè. Comunque, allora, ti volevo dire, visto che tu parli americano, dici qualcosa in americano. I love you. Ah, yeah. Raul, mo te la sta a cercare però, adesso sono tutti testimoni, sì. Perché a me questo ci sta a provare, deve essere chiaro, e non gli ho dato manco 50 euro, allora, ti volevo dire, tu, a te ti piacerebbe fare un ruolo, che ne so, da cattivo, da ombroso, un po' un ruolo un po' nero, ti piacerebbe? Beh, sì, perché no? Ma che te frega, hai sfortato, Raul! Hai fatto Ultimo, fai eroi, ma che te frega, guarda quanto sei bello! Però un ruolo negativo ogni tanto ci vuole, no? Ma si fa tipo un cattivo che all'improvviso viene armato e fa l'amore con una bionda giornalista. All'improvviso, così su due piedi. Potremmo farlo adesso? Ha detto giornalista, ha detto. Ci credi? Io sono giornalista, bello, sì. Apurino! Sì, dai, continua. Sì, che terra al volo, te lo sogni! Sì, allora, poi un'altra cosa ti volevo dire. Una cosa che non ti ha mai detto nessuna, Raul. Sì. Te la posso dire? A brutto! Scusa! Alzati da lì, alzati! Scusa, Raul! Senti, sto viaggio solo andata e ritorno! Sì. Sto film, quando famo sto ritorno? Io voglio fare solo andata con te! Solo andata dritta! No, facciamo, guarda, ma andrà tutto bene, Raul! Così. No, Raul, ti prego! Io adesso devo andare e c'ho altri... No, non te l'andare, Raul! Portami con te! Silvia, scusa, devo andare! Raul, sì, prego, Silvia, penso... Raul, no! Ti prego! Basta, oddio. Detto basta! Raul! Attenzione! Che mi sta sparando? Ho fatto un film d'azione con Raul Bova. Attenzione. Oddio. Aiuto. Silvia. Oh. Silvia. Comunque mi dice bene a sto punto. Io penso che possiamo... È stata un'intervista pazzesca. Pure per me. Possiamo chiudere qua. La sei dimenticata. L'ho sputata, però c'ho la gomma. C'ho la gomma, è come che fresca. Fresca? Sì, vabbè. Sì. Ci vediamo. Vabbè, ma Massi, per favore, a sto punto posso anche morire, grazie. Ah. Ecco, venuta meno Silvia Fuffa. Silvia Fuffa è venuta meno, seconditele lei anche questo. Grazie Silvia, ho piacere di te. Sì! Ciao! Ragazzi! Ciao Silvia! Bravissima, ragazzi!